non è sul fatto. Penso di ferire. Enzo ti ferisce con me. Maurizio Di Tullio, detto il Papa. Tortola Enzo, il telecronista più famoso d'Italia, dai, in piedi da 30 anni. Chiara Di Biase, la nostra giovane Chiara. Gorgonio Giuseppe, il nostro Peppe. Baci Eleonora. Donna degli Alpi, eh? Posco Stefania, Chelsea Antonio, il mio futuro trainer con la bici. Marco De Merolis e Caroselli Antonio, l'amico di tutti. Cari amici, elettrici ed elettori, abbiamo l'onore e il privilegio questa sera di iniziare da questo palco una campagna elettorale la cui importanza non è soltanto circoscritta a questo piccolissimo comune, ma ha una portata nazionale e direi europea. La campagna elettorale è il momento più sacro della democrazia. Quindi io, solo per questa sera, vi prego di dare un momento di solennità a questa cerimonia alzandoci in piedi per l'inno nazionale. Avanti, avanti. È troppo coperto. Cari amici, elettrici ed elettori, noi da questa piazza così antica e identitaria per tutti noi, dove i nostri antenati avevano immaginato di collocarsi idealmente al centro di quattro contrade, vogliamo aprire questa campagna elettorale scandendo altrettante volte Uniamo Ari. Uniamo Ari è il patto che abbiamo stretto lo scorso autunno, quando abbiamo dato vita al nostro gruppo, coinvolgendo volutamente persone che provenivano da schieramenti contrapposti. Uniamo Ari
è lo slogan che ci siamo ripetuti in questi mesi e che ci ha consentito di superare ogni difficoltà uscendone sempre più coesi e rafforzati e di respingere al mittente ogni patetico tentativo di interferenza o condizionamento esterno che pure non sono mancati. Uniamo ari è lo slogan che ci ha permesso di motivarci ed allargarci sempre di più, confermandoci che la stragrande maggioranza del popolo di Ari, quella operosa e silenziosa, è desiderosa solo di concordia e di serenità. Uniamo Ari, da ultimo, è lo slogan che volentieri facciamo nostro questa sera, presentandoci a voi e rivolgendo insieme ai miei amici consiglieri che quando vorranno interagiranno con me da questo palco, un saluto ed un impegno. Un saluto rispettoso va a tutti voi e in primis ai nostri avversari e ai loro simpatizzanti che noi consideriamo amici e che continueremo a rispettare amici, rivolgendo loro anche stasera da questa piazza un in bocca al lupo e vinca il migliore. E allora, cari amici, per dimostrare quanto le nostre parole, al pari dei nostri comportamenti, siano serie e non un facile artificio di retorica elettorale, vogliamo però fare una precisazione che per il suo carattere temporale nessuno potrà più smentire. Ebbene, noi vi riconosciamo amici e tali siete. Noi non coviamo risentimento verso di voi, semplicemente perché quando siamo nati noi, voi non c'eravate ed eravate ben distanti dall'esserci. Lo scorso autunno, infatti, quando il nostro gruppo ha iniziato a formarsi, nessuno, dico nessuno, ad Ari, poteva sapere, tra i tanti nomi che circolavano e si rincorrevano, il nome del candidato sindaco di un'eventuale altra lista. Ricorderete che dalla scorsa estate fino a tutto marzo e forse aprile, tra riunioni segretissime, tutte fuori Ari, voci di candidature che ciclicamente, come un fiume carsico, apparivano e scomparivano di settimana in settimana, tra annunci di ritiri e controsmentite, nessuno era in grado di dire se contro di noi si sarebbe presentato Tizio, Caio, Mevio o Sempronio. Ecco allora perché possiamo considerarvi solo amici. Perché non siamo nati contro di voi, non siamo nati per ripicca, non siamo nati per ostacolare qualcuno, non siamo nati per impedire ad altri di amministrare il paese e magari di pacificarlo. Siamo nati solo per dare a questo popolo un'amministrazione fatta di persone serie, responsabili, competenti e capaci di pacificare il paese. Mi permetto di prendere la parola in questo punto perché mi sento punto nel vivo. Per quale motivo? Perché nei mesi passati, da agosto fino a ottobre, c'è stato un rincorrersi di informazioni, di voci che circolavano nel paese. Ora, mi conoscete, sapete come sono. Sono tutt'altro che divisivo. Ho cercato in questi anni di far capire che il mio intento non era quello di mettermi contro qualcuno, di stare contro qualcuno. Il mio intento era quello di cercare di vivere il mio paese in funzione della mia famiglia, dei miei figli, per farli crescere in un paese unito e sempre in pace. Però, dal punto di vista politico, una persona che vuole far qualcosa deve poter trovare un gruppo per poterla fare, per poter realizzare qualcosa realmente. E per poter fare qualcosa bisogna avere una impostazione netta, concreta. E quell'incertezza
mi aveva quasi fatto allontanare dall'idea politica. Ok? Abbiamo visto che le figure di riferimento dal punto di vista politico hanno scelto di non ricandidarsi, quindi c'è stato questo momento di discontinuità. E noi, diciamo, noi che siamo qui oggi, ci troviamo un attimo, chi più chi meno, diciamo, in balia dei venti. E oggi io voglio dirvi che a novembre io ho trovato la mia direzione, l'ho trovata in lui, l'ho trovata in questa persona, una persona concreta, che ascolta. E fidatevi, ascolta, per la serie, ve lo dico in dialetto, per combattere che me ci vuoi, però ascolta, ascolta, ed è una persona molto molto in gamba a cui mi sono legato particolarmente, che ringrazio di cuore, va bene? Io vi dico intanto, uniamo Ari, e lascio la parola a Fabio. Grazie Mauri di questa incisiva testimonianza e del tuo impegno organizzativo che veramente è riversato per noi anche questa sera. Bene, dicevo prima che oltre a un'espressione di saluto, il nostro nome, Uniamo Ari, ci impone in questa piazza l'assunzione di un impegno che per noi significa tre cose. Per primo, noi intendiamo in questo e nei prossimi comizi parlare solo ed esclusivamente di quello che riteniamo essere i problemi di Ari e su come noi intendiamo risolverli o fronteggiarli. In una parola, se preferite, dei nostri progetti e del nostro programma. Noi, in particolare, non intendiamo parlare invece di vicende e situazioni personali che nulla devono interessare e nulla hanno a che fare con le vostre scelte e con le scelte degli elettori. Da ultimo, ma è la cosa più importante per noi, rispettare non solo la vostra piena libertà di decidere senza condizionamenti e senza seccature, ma anche la vostra riservatezza e soprattutto la vostra abitudinarietà quotidiana, che non deve essere stravolta da continue pressioni psicologiche incrociate, da continue visite domiciliari, da decine e decine di messaggi e di telefonate, promesse di inesistenti posti di lavoro, e mi fermo qui. Buonasera. Ma quanti siete? Fa un certo effetto. Io vorrei fare un applauso noi a voi. Grazie, grazie di essere intervenuti. Io, Fabio, volevo riprendere quella bella parola, rispetto, perché è proprio in nome, volevo proprio intervenire su questa parola, molto importante per me, perché è proprio nel nome del rispetto reciproco che mi auguro si riesca a mantenere una campagna elettorale dai toni pacati. Penso che dovremmo tutti lavorare per un clima, per creare un clima sereno e civile. Attenzione, il nostro paese ci guarda e si aspetta da noi candidati, tutti, un esempio morale e di pacificazione. Detto questo, vi voglio raccontare un aneddoto. Una sera d'inizio estate, dopo le prove che con il gruppo folk di cui faccio parte e che saluto, ci siamo trovati in un bar del paese, in un vicino bar del paese, insieme a un bel gruppo di amici, e si discuteva del più e del meno, ma inevitabilmente siamo andati a finire a parlare di elezioni. Si parlava, considerando, si considerava che la notizia che l'attuale sindaco non intendeva ricandidarsi, e si considerava anche l'idea, cioè la notizia che anche l'attuale capogruppo di minoranza non si ricandidava.
E quindi la domanda sorgeva spontanea: ma mo che le fa l'Usenic? Quindi alcuni nomi circolavano, ma tutti un po', a mio avviso, un po' deboli. Chi si candidava, chi si ritirava, dopo si ricandidava. Insomma, c'era questo clima di incertezza. Mentre facevamo questi discorsi, arriva una Vespa, nel senso di motociclo, con il nostro Fabio. Oh, all'unisono, cussù può fa l'usinico. E quindi noi abbiamo colto l'occasione e l'abbiamo invitato a sedersi con noi. E subito si è cominciato a fare. Abbiamo cominciato a proporgli la cosa. Intanto ci voleva da. Però, come un fiume in piena, cominciò a parlarci di idee, di quello che si poteva fare, del paese che andava rilanciato, che bisognava superare tutte le diatribe e di unirsi per il bene del paese. E mi parlava con l'auspicio magari di fare una lista unica. Io gli risposi che non credo nelle liste uniche. Mi dispiace, è un mio pensiero, ma non perché non mi piacerebbe, ma perché penso che non si possono realizzare, infatti, ma anche per un discorso di democrazia, perché c'è il ruolo, si è chiamati dagli elettori ad amministrare, e c'è un ruolo della minoranza che è chiamata a vigilare. Però gli dissi: non credo alla lista unica, ma se c'è qualcuno che può realizzare una lista trasversale. Ci sono? Non ci sono. Il bello della diretta. Mo che mi ero in... Mo che con la voce di eccomi. Allora gli dissi che se c'è qualcuno che può realizzare una lista trasversale di ampio respiro, quello sei tu. E su questo palco c'è la dimostrazione di questi. Grazie a tutti voi e forza Ari, anzi uniamo Ari. Peppe, grazie, ma hai dimenticato un passaggio, insomma, che io ero molto restio quella sera a parlare di fare il sindaco. Comunque, grazie della tua bonomia e grazie per aver aggiunto dettagli ulteriori alla genesi della nostra lista. Dicevo, noi non intendiamo usare questo palco per parlare di cose personali e dunque, tanto più, non sono qui per parlare di me, ma del motivo solo per cui mi candido. Chi vorrà informazioni personali sul mio conto, come è giusto che sia, troverà il mio curriculum sui nostri siti social o sull'opuscolo che a breve, prossimamente, distribuiremo. Ebbene, io vi dicevo che mi candido per due motivi. Il primo motivo siete voi, che in tanti anni, avvicinandosi la mia pensione, mi chiedevate di fare il sindaco, perché ne avrei avuto le capacità, avrei avuto tempo da dedicare tutte le mattine al comune e soprattutto, perché non avevo alle spalle un passato divisivo, dato che per 30 anni il ruolo istituzionale che ho ricoperto, che pur mi ha dato in questo paese la possibilità di aiutare sempre tutti e di collaborare per il suo bene, mi ha imposto di tenermi fuori dalla politica paesana e dunque dalle sue beghe e dalle sue chiacchiere. Il secondo motivo invece è dipeso da me, o se preferite dalla mia coscienza e dal mio senso di responsabilità verso Ari. Già da ottobre, e ripeto, ottobre,
mi rendevo conto, come tutti voi, del pantano in cui era scivolato il nostro povero paese, dove da 4 o 5 mesi, quindi dall'estate prima, 4 o 5 ipotetici capolista o aspiranti tali, tutti senza lista e senza seguito, ma ognuno contro gli altri armato, dopo anni di silenzio e di latitanza, tornavano ad apparire nelle vostre case, vi fermavano per le strade, vi marcavano nei bar, vi chiamavano al telefono chiedendovi di candidarvi da consigliere o al limite di votarli e di partecipare alle loro pseudo riunioni. Buonasera. Credo sia doveroso argomentare quanto appena è stato detto da Fabio. Come tutti voi sapete, anche 5 anni fa avevo deciso di intraprendere la strada dell'impegno politico. Non rientrare nel Consiglio Comunale però non mi ha mai e mai allontanata dalla vita sociale e non ho mai perso interesse per le dinamiche amministrative del Paese. A causa delle eccessive incertezze, dei tentennamenti, della discontinuità che aleggiava sul nostro paese, in particolare alcuni mesi fa, mi sono gradualmente allontanata dallo scenario politico, fin a maturare in me la volontà di non ricandidarmi. Continuavo però ad avere chiara in me la motivazione di un'eventuale candidatura, soprattutto per ciò che io avrei voluto dare al mio paese. Ciò che vedevo intorno a me non rappresentava uno scenario compatibile con un impegno concreto, volto alla gestione della cosa pubblica. Il tempo passava e l'atmosfera permeata di incertezza aumentava intorno alle persone che comunque volevano dedicare del tempo e delle energie per la nostra splendida Ari. A dicembre qualcosa cambia. Fabio sceglie di avviare un dialogo con me e di volersi orientare verso un progetto chiaro e innovativo e mi disse: voglio mettere su una squadra di uomini e donne che condividano gli stessi ideali e obiettivi, che vogliano investire tempo e passione per il nostro paese, che hanno delle idee per la valorizzazione del territorio di Ari, ma soprattutto che vengano da schieramenti differenti del panorama politico, in modo tale da far diventare Ari per la prima volta una vera e propria entità indissolubile. Naturalmente capisco dalle parole di Fabio che il suo fine è solo quello di agire per il bene della nostra comunità e mi lascio coinvolgere. Seguono giornate dedicate all'ascolto, alla condivisione di suggerimento, alla valutazione delle problematiche cardine del nostro territorio, il tutto però senza mai dedicare energie a denigrare l'altro. Era realmente nato un percorso di unione, un percorso politico senza precedenti. Io sono stata scelta in quanto agricoltore, imprenditrice e, lasciatemelo dire, come esempio di integrazione nella società. Sono riconoscente alla comunità di Ari e io non mi tirerò mai indietro. Naturalmente manterrò l'alta l'attenzione verso il mondo agricolo, verso i prodotti agroalimentari, con passione per le tradizioni contadine e per la storia arese, e lo farò con entusiasmo, anche perché è il mio lavoro di tutti i giorni, quindi chi meglio di me? Grazie, scusate. Grazie Eleonora.
anche per ciò che hai voluto condividere con noi. Tu sei per noi l'esempio vivente di integrazione volta all'arricchimento della nostra comunità. La tua presenza tra noi ci esime dal motivare a chiacchiere quanto siamo sensibili a questo tema. Ma torniamo ad ottobre. Torniamo a quell'avvilente scenario di incertezza in cui si trascinava da mesi questo paese e che, se non stoppato, si sarebbe artatamente protratto fino alla presentazione delle liste di questa campagna elettorale. Ebbene, a fronte di questa situazione, come ho detto, è prevalso in me il senso di responsabilità per le tante persone che me lo chiedevano e ho esternato a mezza voce, anche per saggiare la reazione vostra, la possibilità di candidarmi, ritenendo, con franchezza, di poter essere in quel contesto persona adatta ad amministrare e a unire il Paese. Amministrare e unire il Paese sono cose diverse. Amministrare perché 33 anni di dirigenza di uffici provinciali e interregionali di polizia, a strettissimo contatto con enti locali e territoriali, mi hanno evidentemente insegnato qualcosa, per esempio a rapportarmi con le autorità civili, militari, saluto il maresciallo Cursoli, giudiziarie, religiose, accademiche e a lavorare con comuni molto, dico molto, più grandi del nostro piccolo Ari. In secondo luogo mi hanno insegnato a districarmi tra le norme di diritto civile e amministrativo, di diritto sindacale, del pubblico impiego, della viabilità e della tutela delle strade, della legislazione degli enti locali e della protezione civile. E ancora, mi hanno insegnato, per esempio, ad affrontare sul campo situazioni emergenziali di ogni tipo, dalle emergenze invernali in un'autostrada di 500 chilometri alle note problematiche dei tre terremoti che hanno interessato il nostro territorio in questi anni. Ma la cosa più importante, la mia esperienza mi ha educato soprattutto alla cultura della collegialità. Non esiste la possibilità nella pubblica amministrazione di un uomo solo al comando. Non esiste la possibilità di un sindaco tuttologo che sa tutto. Esiste soltanto la possibilità e la fortuna di avere con sé una squadra di persone valide, concrete, equilibrate e con conoscenze diverse. Da ultimo, ma è la cosa più importante, mi ha educato alla cultura della responsabilità, a rispondere sempre dell'operato dei miei dipendenti senza mai scaricarli, a decidere comunque senza sfuggire e senza fuggire via per sottrarsi alle proprie responsabilità. L'altro punto è unire il Paese. Che significa unire il Paese? Quali sono queste divisioni? Beh, ci dispiace doverne scorgere tante. Vedete, innanzitutto con la sensibilità di chi conosce le famiglie, noi vogliamo alludere, per esempio, come prima cosa, alle divisioni generazionali tra giovani e anziani. Vedete, un tempo questo paese, e io ne ho un vago ricordo, e le nostre contrade, era rinomato per i suoi artigiani, per i suoi fabbri, per i suoi falegnami, per i suoi intagliatori, per i suoi calzolai, per i suoi sarti. La loro scomparsa non ha rappresentato solo un danno incalcolabile per la nostra economia
e per il nostro turismo, ma ha rappresentato un elemento di rottura generazionale. Infatti, una volta, il ragazzo che entrava nella bottega dell'artigiano trovava in questo, che lui chiamava l'umastre, un secondo padre, una persona che lo prendeva e lo inseriva nel mondo dei grandi responsabilizzandolo, e il giovane per questo si sentiva proiettato nel futuro. Noi, per esempio, di Uniamo Ari, intendiamo come prima cosa favorire la ripresa dell'artigianato e degli antichi mestieri, rivolgendoci soprattutto a quei giovani che, come Chiara, dove sei? Eccola qua. A quei giovani che, come Chiara, hanno deciso di rimboccarsi silenziosamente le maniche e di investire sul proprio paese per impiantarvi nuove attività. Attività che coniugano la riscoperta della tradizione artigianale con le capacità innovative che hanno solo i giovani animati dalla voglia di fare. Buonasera a tutti e grazie per essere qui. Mi associo a quanto detto da Fabio. Io rappresento un moderno esempio di ciò che un tempo era il rapporto tra mastro e garzone. Sin da piccola, seguendo le orme dei miei genitori, ho imparato un mestiere e, coniugando artigianato e nuove tecnologie, mi sono inventata un nuovo modo di lavorare il legno con creatività e dedizione. L'arte della falegnameria è sempre stato un settore preponderante ad Ari, con i tanti mastri che si sono susseguiti nel tempo, come Mastro Scar, Mastro Aquilone, Mastro Goccia Bianca, Mastro Pierino, Mastro Peppe, Mastro Antonio, che è stato il maestro di mio padre, e Mastro Joan. Il centro storico, infatti... Il centro storico, infatti, era un fervente centro artigianale e tutta la comunità si recava qui ogni giorno per ogni necessità. Provate a chiudere gli occhi, ad immaginare quanti suoni e quanti rumori si udivano in questo luogo che era così permeato di vita. Ho avuto la fortuna di vivere questo tempo, sicuramente molti di voi se lo ricorderanno. Oggi il centro storico ha bisogno di essere rivalutato, ha bisogno di qualcuno che creda nel suo potenziale e che abbia voglia di riaprire queste case che sono dismesse da tempo. Io, in prima persona, ho deciso di iniziare a riaprire una di queste case. Ho fatto un investimento, acquistando personalmente questa casa. E ci tengo a sottolineare, acquistata e non regalata, come qualcuno simpaticamente dice in giro, perché la mia famiglia mi ha sempre insegnato a sudarmi con fatica ogni cosa. Grazie. Da questa casa, che nella sua storia ha sempre accolto molte attività e tante persone al suo interno, parte il mio progetto di rivalutazione turistica della piazza e di tutto il centro storico. Infatti la mia intenzione è quella di realizzare una struttura ricettiva che possa accogliere, come succedeva un tempo all'interno del Palazzo Baronale, turisti, artisti da altre regioni e dall'estero. Non sarà facile, ci vorrà tanto impegno, soprattutto perché a livello turistico c'è tanto da fare. C'è bisogno di programmazione e di dialogo sinergico tra tutti coloro che investono e vogliono investire in questo settore. Noi ci prefissiamo questo obiettivo come uno dei punti cardine del nostro programma. Noi che siamo nati qui ad Ari, a volte non ci rendiamo conto della fortuna che abbiamo a vivere qui, circondati dalle verdi colline che hanno fatto innamorare perfino Pirandello. Abbiamo la fortuna di respirare un'aria buona, che chi viene dalla città si sogna. Molti clienti che vengono ad Ari da fuori, infatti, hanno proprio fatto notare questa qualità della nostra aria.
un bene prezioso che abbiamo da tutelare e da valorizzare. Insomma, le premesse per promuovere e far tornare a vivere il nostro paese ci sono tutte. Dobbiamo solamente impegnarci a far sì che dalle parole si passi ai fatti, e la nostra squadra ha tutte le intenzioni per farlo. Grazie. Io ringrazio veramente due volte, tanto per questo tuo intervento, ma soprattutto per il tuo entusiasmo e la tua esuberante carica di ideali con cui in questi mesi a me personalmente mi hai fatto sentire al tempo stesso giovane e vecchio. Giovane perché, insomma, l'ho detto adesso, vecchio perché veramente ci sentivamo dei pensionati rottami quando lei alle 10 di sera scappava via perché diceva devo andare a lavorare. Dicevamo prima dell'intervento di Chiara, il superamento di divisioni generazionali e il recupero delle antiche tradizioni artigianali e della civiltà contadina. Sono cose che oltre ai giovani coinvolgono però soprattutto i nostri anziani, che sono e devono essere la memoria storica vivente del nostro paese. Noi di Uniamo Ari ci impegneremo, oltre che a potenziare le misure assistenziali, e ne parleremo in altro momento, vogliamo implementare e valorizzare sempre di più il Centro Allegro, che diventerà ancora di più veicolo di svago, di promozione, di gite, di colonie estive, di momenti ricreativi. Però sarà coinvolto in un progetto nuovo, un progetto che ci viene suggerito da un nostro simpatizzante di San Pietro, un progetto che si chiamerà Campus Arti e Mestieri, articolato in giornate monotematiche, e in cui gli iscritti del Centro Allegro, che si renderanno disponibili, diventeranno veri e propri docenti di tecniche, di arti, di mestieri, di tradizioni anche culinarie che loro hanno imparato dai loro nonni e che loro tramanderanno ai nostri figli. E aggiungo, io per primo non vedo l'ora di imparare come si fa un canestro, come si fa un innesto e come si cucina la papparella. Allora, avevo iniziato la campagna elettorale 5 anni fa parlando proprio di papparella e della cococciola. Ora mi tiri in ballo, quindi ritorno sul punto, non perché si parla di magna, non pensate male, l'ho capito, ormai già si pensa male. Comunque la cosa bella che mi appassiona di quanto stava dicendo Fabio è collegata al patrimonio immateriale. Vedete, queste due parole che sono così sterili, in realtà hanno un significato enorme. Il patrimonio di un paese come quello di Ari non è soltanto fatto di edifici, di persone, assolutamente, ma anche di tutto ciò che ci circonda. E il patrimonio immateriale lo creiamo noi, è nelle nostre tradizioni, nella nostra cultura, tradizioni culinarie e non, nei nostri eventi, è nel nostro dialetto, ok? Tutto ciò che ci rende identitari e che ci fa sentire diversi, anche tra contrade, perché a volte mi capita di sentire qualche parola del dialetto diversa tra contrada e un'altra contrada, però che ci rende diversi da paesi limitrofi, ci rende aresi. E il nostro patrimonio immateriale va assolutamente preservato. Con quello che dicevi, col Campus Arti e Mestieri, che quando ho letto il progetto del nostro amico e sostenitore di Uniamo Ari, mi sono sentito catapultato in ciò che già quota parte ho fatto in questi anni e che comunque vorrò continuare a fare. Mi ricordo di quando facevo dei discorsi con Nicola, che è presente qui, parlando di innesti e ragionando, volevo rapirlo qualche giorno per capire un po' come si faceva. Ci ho provato, non ci sono riuscito, te lo dico sinceramente. E portare i ragazzi della scuola di Ari a raccogliere le erbe insieme ai loro nonni è stata un'esperienza che per 2 anni è andata avanti e che continuerà.
vederli riconoscere le erbe, cercare quella giusta, quella corretta, capire quale erba dovevano mettere, quante ce ne dovessero di ogni tipo. Vedete, potremmo parlare per giorni, non ce li abbiamo giorni ora. Io il mio intervento lo finisco semplicemente dicendo che continuo a dirvi che è un onore essere qui, è un onore continuare a poter pensare di spendere energie e tempo per noi, per la nostra Ari. Quindi uniamo Ari, ok? Lascio la parola a Fabio. Grazie ancora Maurizio. Abbiamo parlato di questo tante volte in passato e veramente sono sempre più convinto come il nostro nome Uniamo Ari compendia da solo un programma vastissimo di carattere politico e amministrativo. Parlavamo di divisioni. Uniamo Ari, per esempio, significa adoperarsi per sopire e attenuare le divisioni e le distanze tra contrade, che hanno sempre condizionato in negativo la storia di questo paese, che per natura è sparpagliato e che vede le parti più periferiche di esso, come San Pietro, Turri Piana Grande e Foro, sostanzialmente attratte sia dal punto di vista economico che sociale dai comuni limitrofi. La mia generazione, per esempio, io ho 60 anni, non ha conosciuto i ragazzi di San Pietro alle scuole elementari, ma solo in prima media. E al tempo stesso non ho mai avuto, neanche nelle scuole medie, compagni di classe del Foro, perché in precedenza quei ragazzi erano scolasticamente meglio collegati con i comuni vicini. Bene, la nostra lista, Uniamo Ari, vuole ridare una volta per tutte piena dignità a queste contrade, attingendovi i due assessori e un consigliere con l'esperienza giuridica e amministrativa di Marco De Merulis. Uniamo Ari significa ancora adoperarsi non a chiacchiere per superare le divisioni ideologiche in ambito nazionale. Divisioni ideologiche che nella crisi attuale dei valori di riferimento appaiono del tutto fuori luogo e del tutto anacronistici e comunque assolutamente indegni di alterare la concordia in un piccolo paese. Noi di Uniamo Ari abbiamo voluto apposta una lista civica trasversale, apartitica, indipendente, perché non vogliamo ancorarci a questo o a quel politicante di riferimento e vogliamo soprattutto che le scelte che noi faremo, gli incarichi che noi daremo, i lavori che noi commissioneremo vengano suggeriti solo dal bene degli aresi e non dagli interessi di consorterie esterne. Salve, buonasera. Si sente? Sì, sono due. No. Salve, buonasera. Sono due i sentimenti che mi spingono questa sera. Da un lato c'è un senso di orgoglio nell'appartenere a questo gruppo, che dove è sbagliato questo gruppo. Questa è una squadra. Questa è una squadra fatta da persone competenti in ogni settore in cui loro operano. È una squadra mossa da valori non di interesse economico, è mossa soltanto da interessi di carattere meritocratico. E questo per me è un motivo di orgoglio, ripeto, far parte di questa squadra. E poi c'è un po' di emozione, ve lo devo confessare. Io che insomma ho 50 anni, in maniera normale, esercito la professione di avvocato, in un modo o nell'altro, frequento le aule di giustizia, ma c'è l'emozione questa sera,
emozione che è scaturita da qualche settimana fa, quando tutti insieme ci siamo recati nell'aula consigliare, quando dovevamo firmare, dovevamo sottoscrivere, dovevamo depositare queste liste, e mi sono seduto lì per la prima volta e ho capito la sacralità di quel luogo. Cioè, non è un luogo come gli altri, quella è un'aula consigliare, cioè là ci si va perché bisogna decidere il futuro di un paese, là non ci si va a scherzare, è un luogo importante. E ve lo dice chi, quando esercita la professione di avvocato, dignitosamente, dopo lo andrà a giudicare il cliente, una causa o vale 100 o vale 1000, è la stessa cosa, non cambia, perché chi fa una causa di carattere giuridico, penale, lo fa perché ha degli interessi, ha delle esigenze da andare a salvaguardare. Quindi sono veramente contento e orgoglioso di far parte di questo gruppo, più che gruppo è una squadra. E dopo... Grazie. Io mi propongo come candidato sindaco della contrada Foro, una contrada un po' come... Che dite? Ah, oddio, scusa. Hai un'idea di federalismo che non corrisponde. Candidato consigliere, vabbè, però non si sa mai nella vita. Candidato consigliere, che dovegna, potevo dire come vice sindaco, però dopo mi avreste aggredito. Non si sa mai se ti chiappa un coccolone, che ne sa. Allora, la contrada Foro un po'... l'eboli della situazione, perché è svincolato, non ha infrastrutture, non è collegata col centro, come diceva ben Fabio, è collegato con altri centri, con Villa Magna, con Miglianico, però adesso bisogna cercare l'unione, e quando si fa un programma, dopo lo spiegheremo successivamente, si interviene sullo strumento urbanistico, perché dopo abbiamo studiato come intervenire. Quindi mi propongo come consigliere, questa volta ci ho azzeccato, come consigliere della lista. Che cosa significa prestare assistenza legale? Che cosa abbiamo in mente? Perché dopo si fanno le chiacchiere, questo fa l'avvocato, chissà che cosa vorrà andare a fare. Due cose, anzitutto il rispetto della legalità dell'azione amministrativa, il che insomma è doveroso, è dovuto. E seconda, attivare un'attività di collaborazione con i responsabili di due uffici principali di un comune, che sono il servizio tecnico e il servizio finanziario. Perché vedete bene, quando voi andate in un comune, la prima cosa che vi si dice è che non si può fare. Voi andate lì con una pratica edilizia, vi si dice che non si può fare. Andate lì per cercare un finanziamento, vi si dice che non si può fare. Non si può fare, non è tanto il problema del responsabile, povero Fausto, non me ne vorrà. Il problema è che manca il tempo, mancano le competenze, manca la volontà di fare qualcosa. Allora io, ma ognuno nel suo settore, vi promettiamo che andremo ad aprire quelle porte. Andremo lì dove non ci potranno dire non si può fare, perché noi qualche norma la dovremmo pur conoscere. Allora quando ci diranno non si può fare, ci andremo a confrontare con le norme alla mano, perché in quel caso non ci potranno dire più non si può fare. E secondo, anche non me ne voglia mia moglie l'assistenza legale a gratis, ma questo perché, no, non ti preoccupare, non la faremo una volta al giorno, una volta a settimana, sì, una volta a settimana, ve lo prometto, no, una volta a settimana sarò in comune un sabato e chi vorrà potrà venire lì a gratis, quindi tanto è tutto registrato, quindi non vi preoccupate. Una volta a settimana la mattina potete venire lì e spiegarvi i vostri problemi, onde evitare un contenzioso giudiziario, così molti colleghi saranno contenti che gli sottraiamo l'osso. Questa è la verità. No, vai sotto. Sotto. Vabbè, improvviso. In realtà non è difficile. Allora, l'ultimo punto da andare ad analizzare. Il problema qui si vanno a promettere dei posti di lavoro. Cioè, ho sentito, io sono collegato con quel partito di turno, con quel politico di turno. Qui si crea un problema. Il politico di turno, se mi permettete l'espressione, diventa il politico ingordo. E il consigliere che lui andrà a rappresentare diventa il servo sciocco. Perché questi mirano a creare una rete. Perché questo succede, e bisogna dirlo. Bisogna dire una cosa, perché dopo il sindaco sarà chiamato, e me ne scuserai, sarà chiamato a prendere delle decisioni anche a livello sovraordinato, perché noi siamo partecipi di varie società di diritto pubblico che vengono partecipati dal comune,
E allora o il sindaco è svincolato da queste visioni partitiche e decide per il vostro interesse, per il nostro interesse, o se no dovrà decidere per chi dicono loro, questo è il problema. Gli incarichi dovremmo dare a chi dicono loro, qui ci sono realtà molto vicine dove si crea questa situazione e noi dovremmo evitarla, ma non è per il nostro interesse, ma per il vostro interesse, perché si parla tanto di meritocrazia, si parla tanto dei giovani che devono andare avanti, che uno deve studiare perché deve avere un posto. Vedete, noi qua nessuno si è formato, e mio padre non era avvocato, faceva il ferrocavallo. Dopo si è elevato nella scelta dell'oggetto perché ha fatto la compravendita, però si è elevato. Qui tutti non vedo figli d'arte, se non tu, vabbè, ma tu sei nel tuo settore, quello è un'altra cosa. Quindi se vogliamo veramente cambiare questo paese, adesso o mai più, perché non è che fra 5 anni staremo ancora così, dovremmo andarci questa volta per forza, ci dovete costringere ad andarci, perché noi siamo come un dirigibile, ormai stiamo in volo e non atterriamo più. Grazie. Si sente, no? Sì. Allora, uniamo ari significa anche e soprattutto superare i vecchi schieramenti. Prima abbiamo parlato delle ideologie in ambito nazionale, adesso noi intendiamo per vecchi schieramenti le vecchie fazioni politiche che hanno funestato qui ad Ari le elezioni amministrative degli ultimi decenni. Divisioni che si mantengono latenti per 5 anni e che tendono a riaffiorare ad ogni nuova campagna elettorale. Oggi queste elezioni rappresentano una novità. Per la prima volta non si presentano né sindaci uscenti né capilista di precedenti elezioni amministrative. Dunque, a meno che il popolo non voglia continuare a dividersi per i prossimi 5 anni su fazioni che non ci sono più e su protagonisti che non ci sono più, è arrivato una volta per tutte il momento di mettere una pietra sul passato e lavorare insieme per onorare il nostro paese, per ricreare quel clima che ha animato il passaggio del Giro d'Italia, che è una manifestazione per la quale mi sono speso e che ha rappresentato per me il coronamento di una carriera. Superare dunque le vecchie divisioni del passato, mettere da parte, guardare avanti, unire persone che prima militavano in schieramenti contrapposti. Insieme si può. Noi con la nostra lista ci siamo riusciti, abbiamo dimostrato che è possibile e non immaginate fin dai primi giorni quanto questo sia stato spontaneo, avvincente e direi addirittura divertente. È stato un percorso fatto di riunioni in cui non abbiamo mai, dico mai, pensato a parlare di voti, ma abbiamo soltanto pensato a parlare di progetti. Ed eccoci qui. Uniamo ari. Significa ancora, come ultima cosa, tentare di superare ancora di più di quello che è stato fatto, le divisioni e le distanze che ci sono normalmente un po' in tutti i paesi tra il municipio e la gente. Questo significa che la nuova amministrazione non deve chiudersi all'interno del municipio, ma deve fare di tutto per coinvolgere ed attrarre le energie migliori del paese nella programmazione dell'attività amministrativa e nell'ordinarietà della vita di tutti i giorni. Uniamo ari significa e vuole significare che noi non agiremo lontani da voi, ma vi ascolteremo, vi interpelleremo, vi coinvolgeremo,
vi inviteremo a far parte di tavoli tematici che noi abbiamo previsto per questo e inserito nel programma proprio per affrontare i problemi più spinosi del nostro paese. Primi tra questi l'agricoltura. Noi abbiamo previsto nel programma la creazione di un tavolo permanente di formazione ed informazione agli agricoltori, dedicato a fornire un supporto formativo ed informativo per modernizzare e cogliere le nuove opportunità di sviluppo per le aziende agricole zootecniche, quali ad esempio il turismo rurale. Eleonora, tocca a te. Allora, in merito a quanto è stato già accennato, dobbiamo un attimino argomentare. Allora, le statistiche Istat rilevano che dal 2010 al 2020 il 33% delle aziende agricole abruzzesi sono andate perdute. L'8% dei terreni agricoli sono stati abbandonati. Queste percentuali diventano, ahimè, molto più alte, causa il perdurare della pandemia Covid nel 2021, l'inizio della guerra tra l'Ucraina e la Russia a febbraio 2022 e l'annata drammatica appena trascorsa. A questo quadro già difficile aggiungiamo il mercato dei prodotti agricoli a ribasso, gli aumenti dei costi di gestione delle aziende agricole, i costi di produzione e del personale, l'aggravio burocratico e relativi costi, quindi altri costi, politiche green indiscriminanti, obblighi e tasse. Va da sé che stiamo in bel mezzo di una crisi economica del mondo agricolo. E noi, contadini come me, siamo stati abbandonati dai governi regionali, nazionali. Eccoci. Quindi, ripeto, siamo stati abbandonati dai governi regionali, nazionali e dall'Europa. Concretamente, cosa possiamo fare? Come agricoltori dobbiamo rimboccarci le maniche e trovare le soluzioni giuste per le nostre aziende, così come l'hanno fatto in passato i nostri genitori, quando l'uva da tavola non rendeva più. Le ciliegie poi si vendevano a poco. Pensare che con quel lavoro hanno costruito le case e hanno mandato i figli a studiare ci lascia l'amaro in bocca. Come amministratori possiamo fare tanto. Innanzitutto bisogna prestare attenzione alle esigenze degli agricoltori. Quindi verrà istituito il tavolo permanente di formazione e informazione agli agricoltori, che avrà come unico scopo quello di fornire gli strumenti utili di vasta area. Per esempio, sicurezza sul lavoro. Organizzeremo dei corsi in convenzione con le agenzie di formazione per l'abilitazione e per l'aggiornamento. Organizzeremo convegni informativi con l'ausilio di esperti del settore in materia di sicurezza e malattie professionali. Mancanza di manodopera. Verranno particolarmente incoraggiate le aziende per aderire alla rete del lavoro agricolo di qualità, cioè la RELAC, che è un servizio appartenente all'INPS, con l'obiettivo di far regolarizzare dalle aziende agricole i propri dipendenti, ottenendo importanti vantaggi amministrativi, non solo, a cominciare dall'assistenza all'INPS e INAIL dedicata. Attraverso questo sportello, per chi non lo sa, si potrà accedere anche a delle convenzioni per le assunzioni degli operai specializzati, condivisi con altre aziende dislocate nel territorio abruzzese, chiaramente abbattendo i costi.
cooperazione. Riteniamo di estrema importanza la necessità di ogni forma di cooperazione tra questa amministrazione e tutte le attività agricole presenti sul territorio, già in essere e future. Vi terremo aggiornati su tutti i bandi rivolti al settore agricolo, non appena verranno pubblicati dagli enti regionali e non regionali, in un'apposita sezione sul sito istituzionale del Comune di Ari e sui profili social del Comune. Verranno inoltre incoraggiate le reti di impresa, le associazioni temporanee di impegni e di scopo, utili sempre per l'assunzione del personale condiviso, anche per partecipare a bandi di finanza pubblica, quali PSR, OCM, eccetera. Vi faccio un esempio. Se 5 aziende si mettono d'accordo, si comprano una seminatrice, riescono a fare il sovescio senza andare a noleggiare o altre cose. Magari per un'azienda una spesa del genere non ha senso, invece diviso per 5 il discorso cambia. Riconversione, e a questo ci tengo in modo particolare, verranno particolarmente incentivate tutte le attività connesse all'agricoltura, l'agrisolare, le fattorie didattiche, l'agricampeggio e tutte le forme di turismo agricolo. Queste opportunità andranno ad integrare il reddito dell'agricoltore, nonché a promuovere il territorio comunale e i prodotti tipici derivati. La PAT. Chiederemo riconoscimento della certificazione PAT, prodotto agricolo tipico, tradizionale, per il dolce della Madonna delle Grazie, così come è stato fatto per le nevole a Ortona. Non basta dire il dolce è il più buono che ci sia, noi dobbiamo certificarlo ed inserirlo negli elenchi appositi. La nostra amministrazione inoltre sarà anche la promotrice della riscoperta e la valorizzazione di sementi antichi, di alberi fruttiferi e di vitigni autoctoni come ad esempio il cococciola rosso. Qualcuno di voi già lo conosce. Noi ad Ari abbiamo in eredità un patrimonio agricolo non indifferente che non si merita di restare accantonato nei meandri del dispensiaresi. Per ultimo, ma non per importanza, naturalmente, per far fronte all'emergenza siccità che diventa sempre più grave e incisiva, faremo tutto il necessario per ampliare i sistemi di recupero delle acque sorgive e pluviali, la progettazione di un bacino di stoccaggio. Valuteremo inoltre anche la realizzazione di una stazione di lavaggio degli atomizzatori, per legge dovremmo averlo, poi in realtà non ce l'abbiamo, con il recupero delle acque sporche e lo smaltimento delle stesse. Naturalmente queste sono soltanto alcune delle linee programmatiche. Altre iniziative seguiranno nel corso dei prossimi anni. Grazie. Voi direste che questa rese, che più arese non si può, viene dalla Romania? Bene, voi sapete che le mie competenze non abbracciano l'agricoltura o la viticoltura. Pertanto abbiamo voluto creare una squadra di persone con esperienze diverse, pronte ad allargarsi ad esperti dei vari settori, realizzando così, a titolo di esempio, convegni con i vigili del fuoco, con la forestale, e con la Coldiretti, dove io ho la fortuna di avere in questa piazza un fraterno amico. L'agricoltura però non copre e non coprirà le potenzialità economiche che dovremmo sfruttare per attirare nuove attività produttive. Uno dei problemi che dovremmo affrontare nei prossimi anni è quella della mancanza di adeguate infrastrutture
Voi pensate alla rete stradale voi pensate soltanto alle difficoltà e all'isolamento che deriva dalla rete stradale che noi abbiamo, forse è opportuno che abbiamo, sì. Ci si? Voi pensate, quindi dicevo, alle difficoltà e all'isolamento che ci deriva dallo stato pessimo della nostra strada provinciale incontrata a Curcio. E allora, uno dei problemi, dicevo, che dovremmo affrontare nei prossimi anni è quello della mancanza di adeguate infrastrutture in grado di attirare nuovi insediamenti produttivi ed artigianali. Come non pensare alle potenzialità della contrada Foro? Ti ringrazio. Allora, il programma, abbiamo elaborato un programma, qualcuno l'ha definito il libro dei sogni. Si definisce il libro dei sogni quando uno non ha le competenze per fare questo, per applicare questo programma. Qualcuno parla di principi di trasparenza, pubblicità delle azioni amministrative, della pubblica amministrazione, ma questo è scritto nella Costituzione, scritto articolo 97 della Costituzione. Non c'è una legge sul procedimento amministrativo che non parli di questi principi di trasparenza. È come dire che un comune deve avere un ufficio tecnico, un ufficio finanziario, è l'ovvio. Lo scarto che si fa in avanti è quando si fissano degli obiettivi, è quando il sindaco, un consiglio comunale, una giunta che deve fissare degli obiettivi strategici, si chiamano, fissati gli obiettivi, dopo si adottano gli atti amministrativi. Quindi gli atti li adotta, non li adotta il legislatore a livello statale, lo adotta il consiglio, lo dovremmo adottare noi. Noi abbiamo elaborato questo programma, un tecnico illuminato anche di questo, io mi sono confrontato, ha detto che giustamente, e me ne compiaccio, che è un programma che guarda al futuro, e bisogna fare anche un applauso alle competenze che abbiamo in questo piccolo paese. Perché penso che fino ad adesso nessuno si sia preso la briga di andare a coinvolgere i vari tecnici di questo paese. Perché e questa è la risorsa cui noi andiamo a mirare, non dare incarichi esterni di persone che nemmeno conoscono come è fatto un paese, come è dislocato. Perché allora questi sono i tre obiettivi da andare a raggiungere. Questo è un paese dove c'è l'invecchiamento e c'è una depopolazione, una desertificazione. Quindi occorre andare a bloccare la fuga che si fa da questo paese e il fatto di andare a tutelare gli anziani. E bisogna quindi poi alla finale intervenire dal punto di vista delle risorse finanziarie, del bilancio. Qual è lo strumento principale che si adotta quando si guarda al futuro, tant'è vero che viene definito il volano dell'economia? È lo strumento urbanistico. C'è stata una legge urbanistica, adesso non vi faccio il professore perché non è la sede, è comunque aliena della mia mentalità a insegnare, anche se dice quando uno vuole perdere una causa va da un professore, di solito. Però bisogna dire qualche cosa, bisogna spingerla, bisogna dirla. Questa legge urbanistica, di cui conosco il redattore, quindi è anche un cliente, quindi pensate un po' che hanno anche gli avvocati. Che cosa parla di principi di rigenerazione urbana, bisogna evitare il consumo del territorio. Concretamente che cosa significa? Allora noi abbiamo una variante urbanistica che risale al 2005, è vecchia, e ci sono delle zonizzazioni che sono assurde, che non sono adeguate alla collocazione, alla strutturazione del territorio. Un esempio, c'è qualche zona che viene coltivata da voi, però è classificato come un parco fluviale, un verde attrezzato. Che cosa significa? Che quando fate un trasferimento immobiliare dal notaio viene tassato in misura maggiore, quindi ci pagate di più. Quindi bisogna intervenire in questo senso, quindi una cosa concreta. Secondo, bisogna creare questa benedetta zona artigianale. Non è possibile che la contrada Foro non possa avere una zona artigianale. Come si attua una zona artigianale? Là ci sono delle aree private, non si può intervenire col vincolo dell'esproprio, bisogna imporre il vincolo, ma i comuni non hanno i soldi. Chi vi dice facciamo i decreti di esproprio, chi vi dice una cavolata, perché i comuni non ci sono questi soldi, non si possono prendere, non ci sono. Allora si interviene con strumenti alternativi a questa pianificazione che si faceva una volta. Si fanno gli accordi compensativi, gli accordi perequativi, si fanno gli accordi di programma e si attraggono gli imprenditori.
Una cosa c'ha ogni comune, sono i diritti edificatori, cioè si creano dei diritti edificatori che si fanno dei bonus volumetrici, si permette di costruire, di investire, e in cambio che cosa si fa? Si fanno le opere di urbanizzazione. Nella contrada Foro mi sono confrontato con l'unico imprenditore che c'è, là ci manca ancora. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa, la terza cosa, anche quel fatto di dover creare delle piste ciclopedonali che sono state individuate a Valle Cupa, ci abbiamo studiato e lì lo si può fare, sempre con questo meccanismo si chiama di pianificazione indiretta. Terzo punto fondamentale è fare una residenza per anziani, è fondamentale, il popolo invecchia e bisogna farlo anche con i costruenti alternativi. Il territorio lo stiamo individuando. Secondo te? Okay. Siamo ancora in fase di programmazione, qualche idea ce l'abbiamo, perché giustamente intende sbarazzarti di me, insomma. Non è il fatto. La tecnologia ce l'ha, non è un fizzo mai. Ok, ho finito, lo si fa al centro. Dove va? Ok, dove va il vecchiarello? Va in chiesa, va a riposo, quindi si cerca di creare una zona centrale dove fare questa residenza per anziani. Anche qui o si interviene con l'esproprio, ma è difficile, oppure si fanno gli accordi col concessionario di questo servizio fuori della collettività, dove casomai si interviene anche sul punto di vista delle tariffe, onde ridurre e consentire a qualsiasi persona che ha un reddito comunque basso da pensione di poter usufruire di questo servizio. Ho finito, grazie. Avremo altre cose da dire, ma il tempo stringe e non vogliamo abusare del vostro. È stato bello per noi parlare qui stasera per la prima volta in questa piazza. Abbiamo voluto chiarire come e perché abbiamo deciso di metterci in gioco. Abbiamo chiarito, credo definitivamente, che non eravamo contro nessuno. Abbiamo voluto chiarire il senso. Dopo tante espressioni uniamo ari e abbiamo iniziato, come continueremo a fare successivamente, a parlare di programmi e di progetti. Nei prossimi incontri interverranno altri candidati consiglieri per illustrare i vari aspetti del nostro programma. Saremo sicuramente a Sant'Antonio e a San Pietro. Grazie. Grazie ancora della vostra partecipazione, del vostro calore, del vostro appoggio e buonasera a tutti. Grazie a tutti, uniamo ari.